Benvenuto tutta la mia vita. Anche tu sei un attore, figlio unico del grande Achille. Accomodati. Grazie. Grazie. Hai dedicato a papà un documentario, questa è Parlami d'amore Mariù, nella versione cantata da papà, che peraltro adesso sta anche in uno spot pubblicitario. Sì, di cui non... che non citiamo, diciamo, ma che tanto, cioè, Achille, tanto per dirvi un bel quanta... po', 12 anni, quindi sai, è un pezzo che non stanca. Com'era papà? Com'era? Tosto. Come tosto? Beh, era duro, insomma. Sì. Era abbastanza severo. Severo. Sul lavoro sì, poi nella vita privata molto goliardo, molto simpatico, molto amorevole, però diciamo che mi faceva rigare dritto, insomma. Io ho cominciato poi con lui, quindi ho avuto un imprinting professionale abbastanza... Come attore? Perché diciamo, tra le varie cose che si raccontano di Achille, che tu racconti nel documentario, è che lui avrebbe voluto fare l'attore più che il cantante, però adesso ce lo godiamo e direi nella volta, dov'è? Qui abbiamo Ramona, 15 minuti. Lasciami cantare una canzone, vai. Lasciami quest'ultima illusione, perché non dico più. Lo sai che questo cuore, il cuore, me l'hai stregato tu. Piangere, che vale adesso piangere, asciuga le tue lacrime, non piangere più. Lasciami cantare una canzone con te, come vuoi tu, perché se domani amore non ti vedrò mai più. Questa è una Teca Rai, trovo recuperata credo dal nostro Carlo Posio, che è un statuto di... complimenti, perché insomma, io le Rai Teche, siccome il documentario è una coproduzione Rai documentaria Santa Pulsa Film, diretto da me e da Daniele Di Biagio, io le Rai Teche le ho... cioè, però questa non l'avevo trovata. Doc, che si chiama Parlami d'amore Mariù. Allora, papà Achille era nato in provincia di Mantova nel 1924. Sì. Tu sei nato peraltro quando lui aveva 50 anni. Sì, 75. Perché lui fino ai 50 anni non sarà mai sposato. Fidanzato d'Italia. Il fidanzato d'Italia. E si narrano anche tante storie d'amore meravigliose, tra cui una con Sofia Loren. Sì. Cosa vuoi sapere? Vuoi sapere? Scusa, perché una foto bellissima recuperata negli archivi con loro due, che sono veramente non belli di più. Eccoli. Mamma mia. Guardate la gioia di vivere e anche, diciamo così, che foto. Molto sexy, molto sexy. Lei, cosa gli sta dando lei? Ma la pasta, qui sono a Napoli comunque. Durante una piedigrotta, sì, che erano questi concerti che facevano gli editori musicali a Napoli, papà partecipava ovviamente come cantante per lanciare le nuove edizioni, le nuove canzoni. Lei si chiamava ancora Sofia Lazzaro. Sì, si conobbero durante un fotoromanzo che si chiamava Principessa in esilio, papà faceva un cattivo. Noi raccontiamo tutta questa cosa anche nel documentario. Certo. Ovviamente con gli spezzoni originali, c'è stato questo bacio focoso in cui lei lo prende per la testa, così. Bacio che poi fu censurato, per cui furono ritirate le copie, e perché si parlava nel 44, Cioè, è una roba per cui... cioè, si censurava per molto meno, ma lì... Ma papà te le aveva raccontate queste storie d'amore o le hai dovute recuperare tu con, diciamo così, gli archivi, la stampa? È tutto documentato, nel senso che comunque i giornali per tantissimi anni ne hanno parlato e era una storia del costume, no? Come racconta anche il documentario, noi abbiamo raccontato la storia d'Italia. E questa storia fa parte della storia del nostro paese. Ma certo, ma è vero che c'erano anche delle lettere che avete trovato? Sì, sì, erano lettere per le quali erano state fatte negli anni moltissime offerte. Lui ovviamente ha anche detto... Carlo Ponti fece delle offerte per comprarle. Sì, ho delle riviste americane in cui ci sono addirittura le cifre che lui aveva offerto per acquisirle. Togliani Loren, no? Per far sparire le prove. No, abbiamo sempre deciso non di venderle e neanche di pubblicarle. E che cosa si scriveva? Vabbè, una frase però me la puoi dire, non voglio sapere tutto.
Tutti, devi considerare che è un amore di altri tempi, con distanze che erano praticamente incolmabili e che potevano essere colmate solo attraverso uno scritto, che erano espressi, che loro si mandavano e che raggiungevano destinazione dopo un giorno. Se dovevi fare un Roma-Milano, insomma, era lunga, no? Chiaro. E quindi si soffre la distanza, anche i problemi lavorativi, non so se lavorerò, se continuerò quindi a lavorare. Quindi è una storia, una complicità vera. Sì, complicità vera. Che anni erano? Stiamo parlando del 52, 51, quindi 52, papà 53. Era papà quando è che raggiunge proprio il successo massimo? Era nel pieno. Era, e lei invece era esordiva? Era, sì, ancora. E poi arrivò il successo negli Stati Uniti. Sì. E sempre dal, questa è una clip sempre dal tuo doc, concerto del 1951 alla Carnegie Hall. Piccola bimba del cuore, io vorrei nell'estasi sospirare ai tuoi piedi. Permettete di dirmi che mi sembra di stare a casa mia, sono a casa mia, siamo talmente italiani che sono qui per accontentare tutti. Tutte riprese originali fatte originali. Da chi? Da Achille Togliani. Da lui stesso? Era un grande appassionato. Sì, lui girava con questa Bolex in 16 mm. E per cui molti giornali del tempo, anche Rotocalchi, parlavano di Togliani si aggira per, che ne so, Grado piuttosto, magari c'era un festival, lui andava lì con la macchina da presa, si gira Togliani alla ricerca di pellicola a colori, non riesce a trovare, questo materiale che voi vedete non è colorato, è pellicola a colori originale. Del 1959. Sì, quando lui ha fatto la tournée negli Stati Uniti, Carnegie Hall, insomma, Detroit. In Canada peraltro andasti anche tu. In Canada molti anni dopo, certo. Dove fu scioccante per me, perché ovviamente la comunità italiana lo accolse come, cioè, come un divo, parlo del 1989, insomma, magari l'astro di mio padre poteva essere decaduto, ma ti posso garantire che non è stato così, lo fermavano per strada, sempre concerti pieni, insomma, e mi aveva fatto capire, forse lì ho capito che avevo vicino una leggenda, un personaggio, sai... Una tua collega qualche settimana fa diceva, per te era la normalità, è vero, era la normalità in casa, poi fuori col pubblico che lo assaliva, perché fino all'ultimo, non dico che gli strappassero i vestiti come negli anni 50, però ogni volta... Negli anni 50 gli strappavano i vestiti? Sì, sì, è documentato anche in alcune foto che noi abbiamo. Cioè? Lui andava in tipo proprio Beatles, sì, non so. Sì, sì, certo, erano delle voci senza cosa volto. Cosa aveva di speciale papà, secondo te? Era un gentiluomo, prima di tutto, e poi era una persona molto modesta, cioè nel lavoro, umile. Cioè lui non ha mai... E questa cosa traspariva? Sì, lui non ha mai fatto pesare il suo talento, il fatto che appunto in Canada lo fermassero per strada, non era una cosa che gli avesse mai fatto pesare con nessuno, a nessun livello, con nessuna persona. Quindi gentiluomo appariva e gentiluomo era, ancora sì. Una volta l'autenticità sì. Vince su tutto. Enzo Tortora nel paese di tuo papà, 1965. I luoghi ove vissero è la proposta di un nuovo tipo di biografia filmata. Non si può conoscere un uomo o un artista se non se ne assorbe prima bene l'humus, l'ambiente, la cornice. L'ambiente di Togliani, che è padano, è il Po. Il Po che vedete, maestoso, e attraverso quella lunga teoria di chiatte c'è Pomponesco, la sua culla. È venuto a riceverci qui a metà ponte il sindaco, io la ringrazio. Lei sa perché siamo qui? No, veramente. Meno male, francamente. E siamo qui per Achille Togliani. Achille Togliani appunto è un nostro concittadino, essendo nato a Pomponesco nel 1924, precisamente il 16 di gennaio. Qui visse gli anni della fanciullezza e della sua puerizia. Se ne partì all'età di 6 anni circa. Signor sindaco, in paese avete delle memorie di Achille? La casa dove è nato, la chiesa in cui è stato battezzato, il comune dove è stato registrato il lieto evento, la scuola dove ha studiato. Nel 1919 si va di culare di Cipò.
meraviglia. Mi prendo un po' il merito di questa cosa qui, perché questo è un materiale che ha solamente Rai Teche e che al tempo non era in pellicola. Per cui per il documentario io rintracciai questo materiale, chiamai RaiCom con un altro di Rai, che ovviamente hanno anche lì dei ricercatori pazzeschi, e la dirigente mi disse: ma è proprio necessaria questa pellicola, perché doveva essere trasportata, non era stata digitalizzata. Io gli dissi: sì, serve per il documentario. E facemmo fare il trasferimento, e parte di questa cosa surreale di Tortora è presente anche nel documentario. Insomma. Perché hai voluto dedicare un documentario a papà? La colpa è di Daniele Di Biasio, che è un mio carissimo amico. Beh, molti mi avevano chiesto di fare un documentario di su raccontarlo. Lui. Raccontarlo. Secondo me era il momento giusto. Avevo la maturità giusta per affrontarlo, ho trovato un grande amico. Tu hai fatto l'attore, hai avuto insomma l'ingombro di un papà così. Hai fatto l'attore, infatti. Com'è? Ho fatto l'attore, infatti. Non hai fatto il cantante. Hai fatto quello che papà voleva fare, peraltro. Sì, ora però non è per quello che l'ho fatto. Ora c'è una cosa vendicata, papà famosissimo, quindi, che voleva fare l'attore, però tu mi dicevi non aveva il tono di voce adatto per fare l'attore, perché era troppo alta. Sì, era più tenore, per cui questa voce non si incollava con la sua fisicità, perché questo era 1,86 m, aveva due spalle così. Io dico che sembro mio padre, ma non è vero. Cioè, a parte era molto più bello, ma era anche più... C'ha una stazza. Come l'hai detto, era molto più bello. Ed era molto più bello. Sì, beh, sicuramente era più bello di me, però dico, aveva questa voce che non si incollava con la sua fisicità. Infatti, in un unico film, che è Il Paese dei Campanelli, con la Loren e D'Apporto, lui non è doppiato. E quando parla tu dici, ma chi è questo? Che poi è vestito da ufficiale dell'esercito, capito? La nave col binocolo e guarda. Cioè, non c'entra niente, capito? Dice, un ragazzino. E quindi faceva molto ridere. E poi Pino Locchi ha cominciato a doppiarlo. Allora, poi dopo mi devi raccontare di Sofia Loren. Abbiamo anche un altro paio. Non di Sofia Loren, scusami, di Marilyn Monroe. Okay. Perché per me è Sofia Loren, ma c'è anche Marilyn Monroe. Ah, ecco. Pare. Sì, pare. Ah. Io guardo Pini. Ma prima facciamo sentire ai nostri adorati telespettatori il nostro adorato quiz. Il quiz di oggi è ispirato proprio dalla carriera di attore di Adelmo, che nel 97 ha recitato in un film che si chiamava Naya, insieme a Francesco Siciliano, Claudia Pandolfi, Enrico Loverso. Non ero preparato. Sbaglio io, tranquillo. La domanda, tranquillo, Adelmo, non è per te, è per gli affetti stabili. La parola Naya, leva militare obbligatoria, l'abbiamo usata per tanti anni, in realtà significa anche qualcos'altro. Oltre alla leva militare, la parola Naya indica anche un serpente, un batterio, un fungo o un tipo di polenta. Cari affetti stabili, avete tutto il tempo. Io sono della escluso, vero? Tu sei escluso, tranquillo. Ma è una cosa che fanno contro di me. Gli affetti stabili hanno tutto il tempo della pubblicità, immagino, ma Serena. C'è del nonnismo qua, vedo. Non fare il caso con lui qui di farci fare questa figuraccia. Esatto, cioè. Perché dobbiamo fare questa figuraccia? Poi lui non risponde mai. No, io non so quello che le fa le domande. La cosa tragica non è che non risponde, è che le sa davvero. Esatto. Pubblicità. Esatto. Siamo qui con Adelmo Togliani, che si chiama come il nonno peraltro, sì, che consentì però ad Achille di spiccare il volo, perché all'epoca non era così scontato, no? Che faceva lui il nonno? Faceva il collaudatore di aeroplani per l'Isotta Fraschini. Tuo quindi, nonno? Sì, sì, faceva la guerra, insomma. Faceva tutt'altro, faceva il meccanico. Ma soprattutto siamo con Cannoletta, il suo quiz. Abbiamo ancora questo enigma. Virgola, pendente. Stavo cercando di correre. Allora, affetti stabili, ci avete pensato? Sì. Laura Reddy, che cos'era Naya? Batterio non mi piace, polenta no, direi no. Sono indecisa tra serpente e fungo. Fungo, va? Perché troppo serpente è troppo facile, sarebbe. Opini. Non hai messo una cantante, cioè la sorella di Fiorella Mannaia. Vabbè, me ne vado. Fiorella Mannaia, no. Opini, vai. Ormai non c'è mai. Secondo me se c'era mamma, lei lo sapeva. Opini dietro la lavagna. Non sapevo come uscirne. Dietro la lavagna. Senti, Cannolè. Cannolè. Dimmi, no, staccato, perché questa è una cosa contro di me. Allora, a quest'ora ci starebbe proprio bene, una bella polenta. La polenta. Ecco. Ma guarda, ciao. Serena, io oggi ho invitato anche un personaggio che è venuto a provare a indovinare, Mario Giordano. Allora, io vorrei dirlo senza alzare troppo la voce, secondo me è come ha detto Gianni Provolo, anche una cosa, una polenta che tu quando la giri fai, ma che noia, che noia. Una polenta. Una polenta. Questa è peggio della mia. Mario, quindi perdoni. Abbiamo peggio della due mia. Che dicono la polenta, allora diciamo la polenta, scusandoci con tutta...
con tutta la città di Bergamo, allora, dove di solito io vado a mangiare la polenta, non è ovviamente una polenta perché la naia, mia cara Serena, è il nome scientifico del cobra, quindi un serpente. È addirittura venerato dagli indù. Tu pensa, che Serena, che il cobra, essendo attorcigliato al collo del dio Shiva, è venerato dagli indù, e tu che sei esperta di yoga sarai felice di sapere che rappresenta la kundalini, cioè l'energia dormiente. Certo, questo è vero, ed è per quello che non forse in naia si strisce anche per terra nel fango. Vero. C'entra? Non lo sai? Niente. L'ho beccato. Non lo sa. Questa non la naia. Non ho fatto la naia per questo. Però lo sai. Ramona, Achille Togliani. Ramona, fra le tue braccia sognerò, Ramona, il mondo intero scorderò, nel male e nel bene sarò con te per l'eternità, le rose e le spine con te il mio cuor dividerà, Ramona, radiosa e bella come un fior, Ramona, sei tu la donna del mio cuore. Domani e per sempre voglio averti accanto a me, Ramona, Ramona, non amo che te. Questo lui era Nicola Rigliano. Va bene, nella prima parte del pezzo. Esatto. Senti, ma lui entrò al Centro Sperimentale di Cinematografia, per cui bravo, bella selezione vinta. Sì. E poi cominciò a lavorare con Macario. Un giorno manca un cantante, lo fanno cantare, lui non voleva. Sì, a pianoforte, sì. Chiamarono il maestro Frustaci e lui cantò Tu musica divina, la intonò così in un attimo. E allora Macario, che era un capocomico furbo come pochi, diceva va bene, ti prego, come cantante. E lui faceva un quadro al primo tempo e un quadro al secondo tempo, così era la rivista, no? E il giorno dopo papà gli porta il contratto, nel contratto lui era scritturato come attore. E lui fa aggiungere cantante e con la stessa paga gli fa fare tutte e tre. Ha fregato, sì. Però al tempo magari lui potevi stare in una grandissima compagnia come quella di Macario, ma tu dovevi fare tutta l'Italia. E sai che vuol dire apparire solamente in un quadro, che poteva essere una canzone di 2 minuti nel primo tempo e poi nel secondo tempo? Quindi per farsi conoscere, di gavetta ne dovevi fare tanta. Poi era uno spettacolo pieno di ballerine, famoso Macario per le donnine di Macario, no? Che come Wanda Osiris aveva i boys, lui aveva, e le donne, invece Macario puntava tutto sulle ballerine, sì. 36, 40 ballerine, sì, una roba pazzesca, da perdere la testa. Scelgo te, vai. Io scelgo te, ogni volta che mi sento solo, non domandarmi qual è. Che importanza può avere un perché? Io scelgo te ogni giorno te, senza esitare, forse sarà. Vinse mai Sanremo, ma vinse questa edizione di Canzonissima. Sì, la squadra Villa, Pettenati, Zanicchi, Togliani. Tanto per dirne una. E anche al Centro Sperimentale lui era compagno di scuola di Antonioni, De Santis, Germi, Pietrangeli, una bella squadra. Ho trovato poi una lettera successivamente di una reunion che volevano fare
con i numeri di telefono, anni dopo. Eravamo pazzesco. Io, Michelangelo. Cioè, sì, io, Alida Valli, ma delle cose, con i numeri di telefono, rivediamoci. Tutto. Senti, mi racconti la storia della Monroe? Marilyn Monroe? E papà si è trovato negli Stati Uniti nel 59, e nel 59 era lì per questa serie di concerti. Guarda, c'è questa foto con Marilyn. Tra l'altro queste sono foto dei cronisti americani che in Italia non c'erano, no? Lei era lì per ritirare il David Donatello per il principe e la ballerina. E ospiti italiani c'erano papà e Anna Magnani, che le fece pure da interprete. Solo che Anna Magnani, quando vide papà, disse: a chi? Ma che cacchio ci fai di qua? Ho scusa, adesso facevo dei concerti, cioè, ho cantato adesso la Carnegie Hall, mi hanno invitato, perché era strano, no? Trovare mio padre, che era un cantante associato al mondo del cinema, no? E sono diventati amici, poi... Amici? Sì, infatti, amici. Lui e la Monroe. Sentila. Sì, no, amici. Lui e Marilyn. Tremenda, lei. Non ci vengo più. Scusa, amici. Tremendo. Sì, amici, terribile. Tu sei terribile, non sapevo questo tuo lato, diciamo, no? Giornalistico. No, curiosa. E amici. Però curiosa. Molti hanno provato a... cioè, molti hanno chiesto, però non... Cioè, amici. A te non risulta? Lui non ti ha mai raccontato una relazione con Marilyn Monroe? A parte che sarebbe impossibile... Mio padre mi ha raccontato, perché veramente era non raccontava ermetico. Nulla lui? No, zero proprio. No. Sono cresciuto veramente... E sull'amore che consigli ti ha dato? Guarda, no, mi ha suggerito sempre di buttarmi. Di buttarmi comunque. Cioè, infatti io ho sempre amato molto, mi sono sempre buttato, bravo. Non mi sono posto nessun limite. Sempre, l'ho sempre fatto. Cioè di dichiararti, di viverti l'amore. Sì. Anche in modo sì intelligente, mica uno a buttarla così. Esatto. Certo. Un po' di strategia, sì, certo. Però non è che mi ha insegnato la strategia, quello l'ho imparato sulla mia pelle. dura. Senti, e perché lui scelse proprio tua madre? A 50 anni si è sposato. Beh, mia madre, se tu conoscessi mia madre capiresti. Mm. Che è veramente una tosta proprio. L'unica che poteva tenere in testa. C'erano 20 anni di differenza, una donna bellissima, ma secondo me una che effettivamente non faceva parte del nostro mestiere. Il papà mi ha sempre detto del nostro mestiere no. Si erano conosciuti che mio padre era già una star e faceva moltissimi concerti nell'Emilia Romagna. Tra l'altro si contendeva il territorio con Ballandi, per dire, no? Ballandi senior, quella. Sì. E mio nonno era un impresario teatrale. Alla fine dei concerti tutti questi cantanti andavano a mangiare da mia nonna. Da mia nonna c'era questa enorme tavolata e c'era mia madre che aveva 10 anni e mio padre ne aveva 30 già nel pieno. All'apice del successo. Ho queste foto di mia mamma con mio zio. Si sono rivisti dopo 20 anni perché mia zia gli disse, Desi, mia madre fa Desi il nome, Desi, andiamo a vedere alle ruote a Ravenna Achille che si esibisce con la Pizzi. Mi disse, sei matta, ma figurati se si ricorda di me. Ma dai. Quando sono arrivati là, ovviamente mio padre si ricordava benissimo di mio nonno, non di mia madre, che era una gnocca, cioè a due gambe, che ovviamente se la ricordava che c'era 10 anni, no? Il folgorato. Sì, dice, ma chi è questa, faceva mia zia, no? Dice, ma si ricordava mia zia, ma non mia... Ma chi è questa con cui sei venuto? Ma questa è la Cicci, ti ricordi? La Cicci. Ma io ce l'avevo sulle gambe, dove riportavo le caramelle. E quindi la Cicci è diventata la consorte. L'ultima clip, 15 minuti con Togliani. Qui parla. Buonasera. Achille Togliani è un cantante che certamente non ha bisogno di presentazioni. Lo conosciamo tutti veramente molto, ma molto bene. Comunque ci siamo accorti che anche se ha partecipato a molti spettacoli televisivi come, non so, La Prova del 9, Aria Condizionata, I Capostipiti, non aveva avuto fino a questo momento un programma, anche se piccolo, ma tutto per sé. Perciò vogliamo rimediare questa sera? Rimediamo immediatamente ed ecco Achille Togliani. Ciao, come stai? Ciao, bene. Tu come stai? Bene, grazie. Mm-hmm. Dunque, posso annunciare la prima canzone? No, Achille, così non va bene. Se ti ho ceduto la parola è perché vogliamo sapere qualche cosa di te. Mi devi scusare, guarda, è un po' il vizio del mestiere di cantante, quello di voler cantare subito. Mm. Sono nato a Pomponesco, vicino a Mantova. E parli benissimo il napoletano. Beh, abbastanza. Sai perché? Ti spiego subito. Sì. Io sono un amante di Napoli e delle canzoni napoletane. E ti dirò una cosa molto importante. Che la prima volta che sono andato in America a cantare alla Carnegie Hall di New York, ho portato quasi tutto il repertorio napoletano. Ed è stato un grande successo, vero? Ah, sì. Hai intenzione di tornare giù? Sì, il prossimo anno. Ah, sì? Benissimo. Allora noi non rimane altro che farti tanti auguri. Cosa hai scoperto di papà che non conoscevi facendo questo documentario? Tante cose. Ero molto spaventato.
ovviamente, perché sai mai quello che trovi, perché sono andato a scavare proprio nel privato. Ho scoperto che era veramente senza macchia, cioè che tutto quello che si diceva di lui era vero. Ho trovato conferma in tutti i suoi documenti, fino agli ultimi. Non vado più a casa di mia madre perché l'archivio è talmente grande che ho sempre paura di trovare qualcosa che abbiamo trascurato e che non abbiamo messo nel documentario. Apri un cassetto, ma io sta scrivania, mi sono seduto 200 miliardi di volte. È possibile che non avevo trovato questo documento? Vabbè, un giorno farete un museo, dai. Sì, una mostra, qualcosa. Sì, andiamo a cantare, ma mentre cantiamo, mi racconti di quando ti ha lasciato alla Diaccio? Perché è vero che era senza macchia, però era pure severissimo. Sì. Ah, cioè... sì, come no? Beh, io all'inizio conducevo le sue serate. Le conducevo e lo presentavo. Facevo un piccolo intervento, in introduzione e in chiusura. Una sera mi sono intrattenuto, figlio di cotanto padre, mi sono intrattenuto con una fidanzatina al mare, 2 minuti di più. Sono arrivato in ritardo all'appuntamento sulla strada con il mio tergisacco e mi hanno lasciato lì. No, mi hanno lasciato lì, no, di 2 minuti. Perché? L'ho rivisti praticamente alle 11 di sera, parliamo dei primi anni 90, e mio padre mi guarda e mi fa, così impari a stare al mondo. No. E lì ho detto, ok, sì, adesso starò sempre col cronometro. E ho imparato il mestiere anche in questo modo. Peggio di tua madre questa, lui, eh? Peggio. Vai, parlami d'amore, Mariù. Mia figlia non morde, ma... Parlami d'amore, Mariù. Tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano come 2 stelle scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me, qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mariù. La voce incantevole. Grazie, bravissimi, ciao Adelmo, grazie. Grazie, simpaticissimo lui, ha ragione. Molto simpatico Adelmo, viva Achille, viva gentiluomini.